Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove andremo a parlare di quelli che sono gli anime attualmente annunciati che usciranno durante l'estate 2021. Quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, direi subito di iniziare. Vanitas no Carte, un anime per tutti gli amanti di vampiri che parla di vampiri. Dal genere avventura, commedia, fantascienza, fantasy, mistero, soprannaturale e storico, parla di un vampiro dal nome di Vanitas, che era molto conosciuto perché era nato sotto una luna blu, una luna piena blu, mentre tutti gli altri vampiri nascevano sotto la luna piena rossa. E per questo veniva discriminato e preso in giro. Solo e spaventato, Purino, creò il libro di Vanitas, un grimorio maledetto che un giorno si sarebbe vendicato di tutti i vampiri. La storia segue le vicende di Noè, un giovane uomo che nel XIX secolo, a Parigi, viaggia su un dirigibile con il solo scopo in mente, ovvero trovare questo libro di Vanitas, questo grimorio maledetto. L'improvviso attacco di un vampiro lo conduce però all'incontro con Vanitas, che però non è Vanitas il vampiro, ma è un medico specializzato in vampiri, e con grande sorpresa di Noè, un comune essere umano. Infatti, l'uomo ha ereditato sia il nome che il libro del Vanitas della leggenda, e usa il grimorio per guarire i suoi pazienti. Dietro questo comportamento gentile, però, si cela qualcosa di sinistro, che ovviamente non ci può mai essere in un mistero qualcosa di intricato. Mi ha fatto subito dare un'occhiata alla pagina e scusatemi per la pronuncia. Cheat Kusushi no Slow Life Isekai Nitsukuro Drugstore. In inglese, Cheat Pharmacist Slow Life Making a Drugstore in Another World. Questo anime sarà una commedia fantasy isekai. Di cosa parla? C'è questo dipendente di nome Reiji che è costretto a lavorare come uno schiavo per la sua azienda. Viene improvvisamente trasportato in un altro mondo, come qualunque isekai, dove utilizzerà le sue abilità e conoscenze per aprire una farmacia. L'obiettivo è quello di guadagnare soldi e, nonostante gli abitanti di questo mondo siano molto diversi da quelli umani, riuscirà ugualmente a produrre medicine efficaci, come per esempio del collirio utile per permettere agli elfi di mirare meglio con l'arco, oppure delle medicine per la tosse per impedire ai draghi di sputare fuoco involontariamente. Devo dire, un anime che sì, a prima occhiata mi ha preso subito. Non c'è un trailer vero e proprio al momento, però come anime molto scialla, come una commedia semplice, magari poi può risultare anche una serie molto molto carina. La prossima serie è Tantei Wamu Shindehiru The Lost Memory, che in inglese The Detective Is Already Dead, The Lost Memory, anime di cui ho portato il trailer in italiano sul canale, se volete vederlo. Dal genere drammatico mistero abbiamo una storia particolare tratta da una light novel che ha vinto diversi premi ed è veramente molto famosa, soprattutto nel paese d'origine. Kimihiko Kamitsuka ha incontrato qualche anno fa la detective conosciuta come Siesta, su un aereo dirottato, ed allora è diventato il suo assistente. Insieme hanno vissuto numerose avventure, finché tutto è finito con la morte di lei. Un anno dopo la scomparsa di Siesta, Kimihiko cerca di ritornare ad avere una vita normale, portando con sé gli ultimi desideri della detective. Una serie molto particolare, con tante aspettative, dato soprattutto la fama della light novel. Quindi anche io spero che sia bello quanto si crede. Amate le idol? Ecco qua un anime per voi, Love Live Superstar! Dal genere musicale abbiamo una storia che parla di una nuova scuola, la
Yuiga Hokage Side School, che è un istituto sorto a Tokyo tra i quartieri di Omotesando. Qui facciamo la conoscenza delle loro prossime alunne. Non ci sono diplomati e differenze di età, è una scuola ancora senza reputazione e con tutto da scoprire. Cinque ragazze hanno un incontro voluto dal destino con delle school idol e Kanon Shibuya, una delle ragazze, allora dichiara: "Amo cantare, voglio realizzare i sogni con una canzone. Tanti sentimenti sono racchiusi in una stella che sta per nascere. Il futuro è tutto da scrivere e le possibilità sono infinite per queste ragazze. Vola con le tue ali, nostro Love Live!" Questo qua è il motto della serie. Quindi, se vi piacciono ragazzine che ballano e cantano, ecco l'anime per voi. Vi piacciono gli anime sentimentali con un pizzico di particolarità? Ecco a voi, Kanojo mo Kanojo! Da un genere commedia scolastico sentimentale abbiamo un anime fin troppo particolare. Il liceale Naoya riceve una dichiarazione d'amore da Nagisa, una ragazza carina e amichevole. Il problema è che Naoya ha già una fidanzata, che si chiama Seki. Ma Nagisa, come dice la trama, è un bocconcino troppo ghiotto per lasciarsela sfuggire. L'obiettivo di Nagisa e Naoya è chiaro: convincere Seki ad accettare di avere una relazione con entrambi. Un altro sentimentale, ma con un goccio di mistero, è Shinigami Bocchan to Kuromaid, in inglese The Duke of Dead and His Maid. Dal genere commedia ecchi mistero sentimentale abbiamo un anime che potrebbe diventare quasi drammatico. Infatti, in una grande villa vive un ragazzo di famiglia aristocratica, che però fu maledetto da una strega, in modo che chiunque lui tocca muoia. Assieme a lui vive Alice, la sua governante, che invece di servirlo si diverte a prenderlo in giro. Il ragazzo, ovviamente, non gli importa di venire stuzzicato, perché, ovviamente, è innamorato di lei. Ma come farà a sbocciare l'amore se i due non si possono nemmeno tenere per mano? Andiamo su un anime. Passando a dei temi più futuristici, abbiamo Knighthead 2041. Dal genere azione horror mistero psicologico, si dice che il 70% della capacità del cervello umano non venga utilizzata e si ritiene che in questa regione inesplorata si celino poteri incredibili. Questo potenziale inutilizzato è noto con il nome di Knighthead. A causa del risveglio di questi poteri nelle loro menti, i fratelli Karihara sono stati abbandonati dai genitori e rinchiusi in un laboratorio nascosto, in una foresta e protetto da una barriera. Un giorno, tuttavia, questi due fratelli riescono ad evadere da questa prigione. Il penultimo anime di cui andiamo a parlare è Bokutachi no Remake, o Remake Our Life. Dal genere commedia ecchi sentimentale abbiamo una storia. Kyoya Ashiba è uno sviluppatore di videogiochi di 28 anni, che in seguito al fallimento della sua compagnia è tornato a vivere nella sua città natale. Di fronte al successo degli altri suoi coetanei, non può fare a meno che stendersi nel suo letto a riflettere sugli errori commessi durante la sua vita. Tuttavia, una volta riaperti gli occhi, si renderà conto di essere stato trasportato indietro nel tempo di 10 anni, ancora prima che iniziasse il college. Riuscirà a realizzare i propri sogni adesso che gli è stata data una seconda opportunità? Un anime, sicuramente con una trama non troppo originale, visto che ce ne sono diversi come Relife, ma magari comunque può risultare più carino di quello che sembra. L'ultimo anime di cui andremo a parlare, ma non meno importante,
e Shiroi Suna no Aquatope, una serie originale di cui non abbiamo neanche un annuncio sul genere o cose simili, però abbiamo una trama. Infatti, la storia è ambientata al Gamagama Aquarium, un piccolo acquario di Okinawa, a un'ora di autobus da Naha. Kukuru Misakino è un liceale di 18 anni che lavora lì e conosce il segreto di quel posto. A volte si possono vedere cose misteriose. Un giorno Kukuru incontra Fuka, in piedi di fronte a un serbatoio dell'acqua, con i capelli fluenti ed una lacrima che le scorre sulla guancia. Fuka ha rinunciato al suo sogno di diventare un idol ed è scappata da Tokyo a Okinawa. Volendo cercare un posto a cui appartenere, Fuka ha chiesto di lavorare all'acquario. Le due iniziano così ad affrontare vicende legate a questo acquario, mentre una crisi imminente che potrebbe portare alla chiusura del posto incombe su di loro. Interessante? Un nuovo anime originale che uscirà quest'estate? Chissà che cos'è questo mistero dell'acquario, però sinceramente si prospetta molto carino, c'erano molte aspettative anche per questa serie. Detto questo, subito prima di finire vorrei fare un piccolo elenco, senza metterci troppo, delle seconde o terze stagioni che usciranno durante quest'estate. Infatti, vedremo la seconda stagione di I'm Standing on a Million Lives 2, abbiamo la seconda stagione di Kobayashi-san, Kino Maid Dragon S, poi abbiamo Mahouyuka Kouko no Yotusei, che è uno spin-off di Mahouyuka Kouko no Rotusei, con la R, non con la I. Poi, come molti di voi sanno, ci sarà la seconda stagione di Mushoku Tensei, poi la seconda parte di Vita da Slime 2 e infine Tsuki Pro The Animation 2. Detto questo, ragazzi, io posso anche concludere il video qua. Se vi è piaciuto e vi è stato utile, vi invito a lasciare like ed iscrivervi al canale per nuovi video e noi ci vediamo ad un prossimo. Ciao a tutti!